abbiamo deciso anni fa di ripristinare questo parco giochi, abbiamo speso ingenti somme per tenerlo in piedi e purtroppo il vandalismo volta per volta distrugge ciò che costruiamo. Pare che la zona sia molto appetitosa per certi piccoli vandali di tutte le razze e di tutte le lingue. È impossibile continuare in questo modo. Abbiamo quindi deciso di smontare questo parco gioco, di pulirlo, di organizzare meglio anche gli attrezzi, di collocare questi attrezzi in altra parte della città e di riconvertire questo parco giochi in un'altra cosa, sempre destinata al gioco dei bambini, ma senza gli attrezzi che vengono sistematicamente distrutti. Hanno rubato tutto e rotto tutto, costantemente assistiamo a questo spettacolo della oscenità. Hanno rubato persino il motore dell'acqua, hanno distrutto la cisterna dell'acqua. Abbiamo fatto i controlli, ma non possiamo mettere telecamere in tutto il territorio che è costituito da 288 chilometri quadrati. Questo parco giochi sarà un parco giochi diverso, con campetti di calcio, mentre tutti gli attrezzi saranno riparati e collocati nel nuovo parco giochi che è dietro lo stadio comunale di Novaccara, e sarà potenziato il parco giochi del lungomare.